Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a vedere altri dei peggiori acquisti che potrete mai effettuare su GTA Online. Voglio iniziare subito con un veicolo speciale. Nello scorso episodio abbiamo parlato di un veicolo anfibio, ossia il Blazer Aqua, ma abbiamo già detto che quel veicolo è già abbastanza inutile di suo. Ora voglio parlare di un veicolo ancora più inutile, però nello stesso tempo ancora più costoso del Blazer Aqua, ossia la Ramp Buggy. Ora, io capisco che possa essere un veicolo carino, ok? È un veicolo molto bello, un'idea comunque abbastanza interessante quella che ha avuto Rockstar Games con questo veicolo. Ma porca puttana, il prezzo! 2 milioni 400 mila dollari, prezzo speciale, prezzo normale, 3 milioni 192 mila dollari. E come ho detto, tutti questi prezzi sono un'emerita presa per il culo. Cioè, già il prezzo speciale io capisco, ok, 2 milioni 400 mila, però il prezzo normale 3 milioni 192 mila dollari, cioè è proprio una presa per il culo, per dire: se lo compri, e non è un account moddato, perché ovviamente se è un account moddato ti compri quello che ti pare, ma se lo compri con i tuoi soldi sudati sei un emerito coglione, non puoi, non ti devi azzardare. Se tu stai guardando questo video e non hai un account moddato, ti sei sudato i soldi, non ti azzardare mai e poi mai nella tua vita a comprare una Ramp Buggy. Non ti azzardare, perché ti vengo a trovare sotto a casa. Voglio, se uno ha già comprato questo veicolo e non ha un account moddato, voglio che me lo scriva nei commenti, che così, voglio che mi scriva l'indirizzo, così lo vado a trovare a casa. Anzi, sapete cosa faccio? Lo vado a trovare a casa e gli offro la cena pure, perché deve essere talmente sfigato uno che l'ha comprato senza account moddato che l'unica cosa che puoi fare è offrirgli una cena, cioè gli offri qualcosa. Ma poi capisci, 3 milioni di dollari per cosa? Per un veicolo che fa da rampa. Cioè, ok, già il veicolo in sé non è che faccia chissà cosa, va bene, non serve poi a così tanto. Cioè, capisci, magari avesse, non lo so, una minigun, avesse dei missili, servisse a qualcosa. No, fa semplicemente decollare le auto andandoci addosso. Ma poi non è che dici, magari ha un'armatura molto potente. No, il bello è che esplode molto facilmente anche. Sarà una ventina di veicoli, adesso che cazzo ne so. Con le modifiche durerà di più sicuramente. Ma comunque, cioè, come minimo io se compro un veicolo da 3 milioni di dollari voglio che non esploda se faccio quello per cui l'ho pagato. Sì, io pago questo veicolo per far decollare le auto andandogli addosso, ok? Sì, lo pago per quello. Non voglio che esploda facendo proprio quello per cui l'ho comprato e per cui ho speso 3 milioni di dollari. Ma porca puttana, non è possibile. È una delle idee più magari geniali, ok, geniali, che abbia avuto Rockstar Games. Ma con questo prezzo e col fatto che esplode così facilmente è stata completamente rovinata. L'unico motivo per cui uno potrebbe comprare questo cazzo di veicolo, e poi non voglio neanche sapere quanto costino in totale le modifiche, ok? L'unico motivo per cui uno potrebbe acquistare questo veicolo è per farci un video contro, o comunque, vabbè, per mostrare la schifezza. Sapete, gli youtubers che comunque, anche se non hanno account moddati, magari gli regalano Shark Cards, o comunque comprano le Shark Cards per farci le live appena usciti DLC, per far vedere questi veicoli, ok? Loro sono giustificati, ma se tu non hai un account moddato, non hai un canale YouTube, non hai una fonte per cui risarcirti di questo acquisto, non lo comprare mai e poi mai. Ma poi sapete qual è il bello? È che se voi andate a vedere su design pneumatici, ti dice: il tuo veicolo deve avere ruote personalizzate, ok? Il fatto è che non le puoi mettere. Non le puoi mettere le ruote personalizzate in sto schifo. Guarda! Qua, no, lo vedete? Non c'è il menu delle ruote personalizzate, ok? C'è solo pneumatici. Tu vai su pneumatici, vai su design. No, 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 il tuo veicolo deve avere ruote personalizzate. Ma non le posso mettere! Nei commenti degli scorsi episodi mi avete anche detto che sarebbe carino se io dessi un prezzo personale a questi veicoli, ossia il prezzo a cui li venderei io. Bene, questa Ramp Buggy, provate a indovinare che prezzo le darei. Non so, magari 1 milione... Troppo, 500.000, 100.000, troppo poco dite 100.000, no, troppo 100.000, se la dovessi vendere io, la venderei a zero. Ah, che poi tra l'altro, mentre registravo, ho notato una cosa che non sarebbe stata prevista in questo episodio, ma visto che l'ho notata ne parlo. Allora, il technical, che è in saldo, in saldo, è quello, guarda, tu leggi in saldo, 712.500 dollari, 947.625 dollari. E il prezzo originale sarebbe di 750.000 dollari. Cosa?
Cosa cazzo vuol dire? Quando uno fa acquista, viene fuori questo. Cosa cazzo vuol dire? Perché? Cioè, quello che ho speso è 712.000 per comprarlo, ok? Ma cosa c'entra il 947.625 dollari? Ma poi il bello è che il prezzo è maggiore di quello originale. Ma poi io non voglio parlare di questo. Questo sarebbe dovuto andare nella logica di GTA, ma visto che ci siamo, lo diciamo qua. Ma poi io voglio parlare del fatto che come cazzo fai a far costare la Karin Rebel, no? La Karin Rebel, sapete quanto costa? Volete vedere quanto cazzo costa la Karin Rebel? Eccole qua. Allora, la Karin Rebel normale, quella vecchia sporca, costa 3.000 dollari, ok? 3.000 dollari, ok? È un veicolo che ti porta dal punto A al punto B. E la maggior parte delle cose su GTA Online costano di più. Ma ora andiamo a vedere la Karin Rebel pulita, ok? Che è un'auto comunque bellina, ok? 22.000 dollari, va bene. Una differenza di prezzo così però, da 3.000 a 22.000 dollari, però 22.000 dollari, dai, è poco. Ma perché? Santo Iddio! Allora perché il technical me lo fai pagare 750.000 dollari per una cazzo di mitragliatrice che c'è sopra? Una mitragliatrice! Vuoi dirmi che una mitragliatrice costa 700.000 e passa dollari? Cosa? Cioè, ma poi non è che sono, non è uno degli ultimi veicoli, non è uno degli ultimi veicoli che hanno aggiunto. È uno dei veicoli dei colpi! Ma poi in realtà io non ero entrato nel sito di Warstock per guardare la Karin Rebel. Scusate, il technical, scusate, non è una Karin Rebel, no. Comunque, ero entrato per guardare gli autobus, ok? I prezzi degli autobus. L'autobus penitenziario costa 550.000 dollari. Mezzo milione passa. Cosa? Cioè io capisco che un bus costi un po', ma mezzo milione di dollari? Porca puttana, dovrebbe essere blindato un autobus per costare così tanto, eh. Poi l'autobus penitenziario va bene. La navetta aeroporto costa uguale 550.000 dollari. Madonna. Poi il Dash Hound, ok, il Dash Hound costa 525.000 dollari, proprio a presa di culo, perché può contenere 6 giocatori in meno. Allora a presa di culo dicono vabbè, facciamolo costare 25.000 dollari in meno. E invece l'autobus normale, perché non è navetta aeroporto, 500.000 dollari, esattamente mezzo milione. Io capisco che un autobus possa costare un po', ok, 100.000 dollari massimo, 500.000 dollari il meno costoso. Cosa? Ah, tra l'altro mi sono ricordato ora che del technical non ho dato una valutazione mia personale al prezzo. Cioè, è veramente necessario? Quanto cazzo vorrei spenderci? Allora, ci spenderai una Karin Rebel, ok. Facciamo 50.000 dollari, contando la manodopera, contando che ci devi mettere sopra la mitragliatrice. La mitragliatrice stessa, facciamo massimo 50.000 dollari, ma una mitragliatrice così non so quanto costi, ma 50.000 dollari è pure troppo. Facciamo 100.000 dollari, il technical. Facciamo che su GTA Online i prezzi sono maggiorati, quindi 200.000 dollari, ok? 250.000, se proprio vogliamo. Ma non 750.000 dollari! Ma io ora, per farvi capire quanto cazzo siano stati maggiorati nel tempo i prezzi di GTA Online, vi mostro una barca. Anzi, non una barca, un po' di barche. Allora, andiamo a vedere il Jetmax, ok? 299.000 dollari, che per un motoscafo, voglio dire, va benissimo. 299.000 dollari. Lo squalo, 196.000 dollari e 621. Vabbè, una presa per il culo, insomma. Il Sandtrap, 25.000 dollari, 160 addirittura, che vogliamo ricordare è una barca come un'altra. Cioè, perché io dovrei volere il Jetmax, non lo so. Anzi, io l'unica barca che acquisterei sarebbe lo T-Shark, che costa 16.899 dollari, che vabbè, ok. L'unica barca che comprerei è quella. Però se uno vuole una barchetta un po' migliore, va bene. Magari anche il dinghy potresti comprare, ok, 125.000 dollari. Poi se vuoi andare in una barca un po' migliore, la Marquis, 413.990 dollari, se vuoi essere un po' di lusso, essere una persona di lusso. Però la Lampadati Toro, questo per dimostrarvi quanto cazzo siano aumentati i prezzi nel tempo, 1.750.000 dollari, quasi 2 milioni di dollari. E voglio ricordarvi che la Marquis, che è una barca ben più grande, che teoricamente puoi usarla anche come casa, per com'è,
ok? Costa 4 volte in meno della lampada Titoro. E la lampada Titoro cosa cazzo ha in più? Cioè, non ha nulla. Ok che è una barca di lusso, ma cosa ha? Cosa ha che lo speeder non ha? Che il jetmax non ha? Guarda, cioè cosa ha? Nulla. Questo per dimostrarvi ancora una volta quanto cazzo stiano andando ad aumentare col tempo i prezzi dei veicoli o comunque i prezzi in generale su GT Online. Cioè, porca puttana, non serve neanche che dia una mia valutazione sul prezzo di questa barca. Basta guardare al confronto le altre barche. Bene, per questo episodio direi che è tutto, vi ringrazio molto per tutte le segnalazioni che mi sono arrivate nei commenti per cose di questo tipo, e nel caso ne conosceste altre un aiuto è sempre gradito, statemi bene e noi ci rivediamo alla prossima!